Ciao cari amici di Spazio Tech e benvenuti in questo unboxing di Sony Xperia XZ2. Sony Xperia XZ2 che ho preordinato e mi è arrivato, ahimè, con un paio di giorni di ritardo. Quindi non perdiamo tempo in chiacchiere, facciamo partire la sigla e apriamo questo pacco. Ecco qui il nostro pacco. Andiamo subito a distruggere la confezione. Ecco qua. Ed ecco il nostro device. Qua abbiamo tutte le informazioni del device: certificazione, memoria, processore, batteria, display, fotocamere. Qua abbiamo il sigillo che a breve andremo a rompere. Xperia XZ2. Andiamo subito ad aprire la confezione del nostro smartphone. Ecco qua, lo mettiamo in parte. Troviamo subito il device, bello incelofanato, lo appoggiamo qui. Plastica, caricatore col segno della Quick Charge 3. Proviamo a leggere qualche informazione. Abbiamo 12 volt, 9, 5, quindi supporta il Quick Charge 3.0. Abbiamo l'adattatore USB-C jack audio, perché lo smartphone non ha il jack audio. Poi troviamo il cavo per la ricarica, le cuffiette col jack, quindi curiosa scelta, non hanno messo quelle con l'attacco Type-C, gli gommini per i vari padiglioni auricolari, e qua avremo il classico manualetto che non ho mai letto in vita mia. Come vedete non abbiamo da nessuna parte lo spillino della SIM, perché per questo XZ2 non serve. Lanciamo tutto. Togliamo le plastichine, vediamo. Oh mio Dio ragazzi, è una goduria. Cerchiamo dove si va a rimuovere. Ecco qua, adesso che è tutto tolto, ragazzi, uno spettacolo. Tra l'altro sta davvero molto bene in mano, è molto stretto, compatto. Le dimensioni mi sembrano quelle circa del Galaxy S8 dell'anno scorso, forse un pochino più lungo. Ragazzi, stupendo. Vediamo subito, trattiene le ditate. Design della fotocamera, davvero stupendo. Guardate, giusto per una comparativa di dimensioni, vi posiziono vicino l'Essential Phone, che a parità di display, perché entrambi sono display da 5,7 pollici, ha un corpo decisamente più piccolo. Ok, accendiamolo. Questo qua è il primo device che ho il piacere di provare con lo Snapdragon 845. Lui ha 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD. Andiamo a studiarlo un pochino. Abbiamo qua il display, tasto fotocamera, tasto power on, power off. Abbiamo il bilanciere del volume. Qua si vanno a mettere le SIM più la micro SD. Qua è completamente pulito. Porta Type-C col microfono principale, dietro la camera 19 megapixel. Collettore di impronte. Ecco qui, adesso rapida configurazione, metto la mia SIM principale e torniamo per vedere le prime impostazioni di questo smartphone. Eccolo qui ragazzi, dopo qualche minuto di configurazione, ecco il nostro Xperia XZ2. Xperia XZ2, ecco qua, non l'ho pulito, come vedete restano un po' di ditate, vediamo una strusciata sulla maglia se risolve. Risolve benissimo, questo ci piace. Prime impressioni,
un effetto wow, mi piace, ragazzi, ho tirato fuori dalla confezione, ho cominciato a fare così, no, a parte gli scherzi, il design davvero molto curato e molto bello, nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Qua c'è il carrellino della SIM più micro SD, ecco, non mi piace, non mi fa impazzire che basta un'unghia a tirarlo via, vuol dire che comunque si sfila facilmente. Può essere un pro, può essere un contro, a me personalmente questa cosa non fa impazzire, preferivo il classico spillino. Prima cosa che si nota, tirando su il dispositivo, si attiva l'Always On, lettore di impronte digitali, veloce, bisognerà fare l'abitudine a questa posizione. Ecco qui, non ho tolto niente da come era preconfigurato. Andiamo subito a dare un'occhiata a questa interfaccia che c'è sul Sony. Allora, prima cosa che notiamo, mi è già arrivato un aggiornamento software, ma Sony ormai sappiamo che è una società che aggiorna molto frequentemente i suoi dispositivi. Un Sony che sostanzialmente è un'interfaccia praticamente stock, Android ha pochissima personalizzazione, però ho trovato più di quello che mi aspettavo al primo avvio. Subito devo muovere una critica, e la critica la muovo a questa cosa qui. Sinceramente non trovo senso di, nel 2018, di andare a preinstallare un antivirus dentro al dispositivo. Secondo me non ce n'è il bisogno. Infatti questa qui è la prima applicazione che proprio sparirà dal mio pacchetto qui. Abbiamo tutte le applicazioni di Amazon preinstallate. Abbiamo Facebook, la creazione degli avatar. Qua che abbiamo un'app di Sony che ci permette di accedere a tutta la community di Sony. Solite applicazioni, galleria, for musica, eccetera. Quello che mi è piaciuto, anzi che stavo provando a configurare, eccolo qua, l'assistente di Sony. Non sapevo neanche che Sony avesse un proprio assistente, vi dico la verità. Quindi questo qui sarà tutto da scoprire nella nostra recensione. L'interfaccia già dal primo avvio mi sembra paurosamente veloce. Guardate che chicca quando si tocca il tasto che fa i tre pallini. Ovviamente si tiene premuto, si avvia l'assistente di Google. Abbiamo Google Now con uno swipe, tutte le impostazioni della home. Mi piace, si può ridimensionare le icone, si può anche scegliere di togliere il feed di Google, aggiungere la rotazione, andare a cambiare pacchetto icone, andare a cambiare la griglia, la grandezza della griglia. Quindi già lì, qua sono prime impressioni. Impostazioni. Come vedete c'è quel che serve, quel che basta. L'aspetto di tutto è molto minimale, questa cosa mi piace. Il display sembra davvero un bellissimo pannello. Questo qua è un IPS LCD da 5,7 pollici Full HD Plus. Quindi non abbiamo un AMOLED, peccato. Io come parere personale preferisco un AMOLED, ma questo IPS dal primo impatto sembra davvero molto buono. E cosa dire, ragazzi, sicuramente un dispositivo interessante, lo proverò per tanti giorni. Il design mi piace, si tiene bene in mano, lo sblocco grosso modo secondo me ci si abitua abbastanza facilmente, velocemente a questa posizione. Non è tra le più comode, ma bisogna vedere dopo un po' di giorni di utilizzo sostanzialmente. Killer feature può essere il tastino per la fotocamera con la doppia corsa per la messa a fuoco. Proviamo subito, scatto molto veloce. Per quanto riguarda gli scatti, vedremo cosa sarà in grado di fare. Ovviamente non valuto la qualità in base a questo scatto fatto al volo. La cosa che mi pare di aver notato è che la risoluzione HD, ecco, vedete, non è quella totale della camera. La camera, che è da 19 megapixel, scatterebbe nativamente in 4 terzi alla massima risoluzione, e lui è preimpostato in 16 noni a 17 megapixel. Ovviamente 5 megapixel alla fotocamera frontale,
464 GB di memoria interna, 200 grammi di peso, che grosso modo queste dimensioni non mi sembra ci sia troppa difficoltà di utilizzo. Tastini di volume li preferisco separati, ma vedremo. Tutti si sono lamentati troppo alto, questo troppo spostato. Vi saprò dire le mie impressioni. La cosa sicura è che le prime, almeno il design, mi fa impazzire. Questo colore verde è qualcosa di eccezionale, ragazzi. E sono tra l'altro veramente curiosissimo di scoprire questo Snapdragon 845 cosa saprà fare. Vediamo, buttiamo l'occhio all'aggiornamento. 121 megabyte. No, lo mettiamo a fare, insomma, non sono uno che sta troppo a guardare. Da qua, da Sony Xperia XZ2, è tutto per queste prime impressioni, questo unboxing di XZ2 Xperia. Speriamo di vederci presto nella recensione. Un saluto per Spazio Hi-Tech.